favolosi. Guardate che cosa tan perfetta. Bella gente, benvenuti ai miei canali, io sono Val e oggi vi porto una maschera super idratante per i capelli ricci, dà tantissima idratazione. Questi giorni fa tantissimo vento, infatti quando c'è il vento io i capelli ce l'ho molto secchi e quindi cerco sempre, prima di qualsiasi lavaggio che faccio, sempre le do un tocchiettino di idratazione. Livelli, se vi piace il video mi raccomando lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina così vi arriva tutte le novità e soprattutto lasciatemi dei commenti che superano le tre parole così monetizziamo il canale, perché così allora li preparo per la ricrescita dei capelli. Le aggiungo questo qua, non so se riuscite a vedere bene, che è praticamente ECBD al 35% con olio di cocco e camomilla. Quindi aggiungo 3 gocce contate al mio olio. Così qua sono 3 giorni che sto dormendo secca. Sogno tanto, il problema è che io sogno tantissimo. E anche se vado in bagno e torno a dormire, dormo, non è che rimango sveglia, quindi ve lo consiglio. A me mi ha costato questo formato, sono 10 ml, mi è costato 28,50 euro, costa un rene. Comunque, prima di tutto andiamo a applicare il nostro gel. La mia idea oggi era quella di fare il colore. Infatti ho applicato il gel, l'olio stamattina, perché l'idea è quella di lavarmi i capelli. Lo applico adesso che vado a dormire. Sono andata per comprare la ossigenata e non ce l'avevano, avevano solo il 40, ma io il 40 non voglio, danneggio troppo i capelli, non va bene. Tan 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 tan, c'è un sonno adesso. Ah, ma avevo detto di non prenderlo oggi. Ai, mi sono dimenticata. Perché ho dormito bene gli ultimi 3 giorni, quindi non voglio prendere l'abitudine. Anche se il ragazzo mi ha detto di prenderla per costanza, per un tot di tempo, finché ti si regola bene il sonno. Però vabbè. Adesso andiamo con il nostro ingrediente segreto. Allora, le taglio così, le taglio così di punta, così, e poi lo taglio per mezzo, così. Allora, e nel prossimo video con questo pezzettino qua vi faccio vedere un gel, come preparare un gel per i capelli super idratante fatto in casa con aloe e altri 2 ingredienti. Ok, se sono seccati li sfrego un po'. Ok, lo taglio tipo a croce, così, e andiamo a portargli. Adesso dividiamo in mezzo e quindi adesso mi lavo la faccia e vado a nanna.
e ci vediamo domani mattina per lavare i capelli. Buonanotte. Come? Ho lavato i capelli, buongiorno. C'ho le ghiandole gonfissime. Cominciamo bene la giornata. Allora, vado a spruzzare. Sotto la doccia io lavo i capelli dopo che ho finito di lavarli. Applico l'aceto l'aceto di mela che mi è finito. Adesso vado a applicare il colore. Scendere i capelli tutti. Adesso comincio a pettinare passando il pettino al bordo. Interna. Vado ad asciugarli, ci vediamo dopo. Questo qua l'ho asciugati, sono andata in palestra, ho portato la bimba a fare la passeggiata così, e adesso gli diamo un bel po' di volume. Cominciamo. Sono rimasta che vado a pranzo con mia amica, la mia collega. Andiamo a fare le fichette in un ristorante stupendo a Valencia. Se faccio delle foto belle le pubblico su Instagram. Il mio Instagram privato è Amdi Amal, no, Amal Amdix, invece quello del canale Specchio di Amal, se entrate su Instagram. Comunque metterò delle storie. E non so se riuscite a vedere perché io questo video uscirà domenica e oggi è martedì. Guardate come cambia il volume, solo dalle un pochettino. L'aloe lascia i capelli favolosi. Guardate che cosa tan perfetta. Tan perfetta. Adesso li metto, sapendo che devo uscire, la crema per il corpo di Good Girl. Lascia i capelli super mega profumati. Oh, che profumo, ecco. Oh. Bella gente, se vi piace il video lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutte le novità. E adesso vi faccio vedere l'outfit che ho scelto per uscire. Adoro. Adoro. Guardate il mio outfit. Tutta stupenda. Guardate i sandali.
Sono meravigliosi della prima donna. Vi piace?